Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io, il vostro Dicore25 ed eccoci qui per un nuovo video, sempre dal visuale fuori casa mia, per questo quello che sarà il terzo episodio della rubrica Un tuffo nel passato, questa mini rubrica di video nel quale vi faccio vedere delle piccole chicche, dei piccoli oggetti trovati in casa che mi ricordano il mio passato. Finora abbiamo trattato solo Pokémon e continuiamo su questa strada, in un certo senso, cioè non proprio continuiamo per questa strada, ma e ci tenevo a farvi venire agli occhi altre due chicche che ho io, molto vecchie, da metà degli anni 90. E passiamo subito nel farvi vedere gli oggetti per il quale siamo arrivati qui. Bene, questo è il solito tavolo d'esposizione. Passiamo con la prima chicca. Questa arriva da lontano, non mi ricordo, non so quando sia uscita, però veramente una bella chicca. Purtroppo manca di un pezzo che se vedremo se vedrò se riuscirò a trovare. Eccolo. Un Game Boy Pocket. Adesso la luce rompe un po' il cazzo da fuori, però. Zoomiamo sulla scritta. Si vede chiaramente. I soliti segni di usura, essendo un bambino. On off on. La spia del power. Poi lo slide. C'è lo slide, no scusate, le levette, vedete, Nintendo, il tasto BA, Select Start, lo speaker, al lato, Contrast, il mio dito, bellissimo, qui lo slot per la cassetta, e lo slide sempre di on off. Game Boy Pocket, il modello, non so, qua le varie cose, conforme all'Unione Europea, e qui le pile dentro IKEA, ma lasciamo stare. Manca lo sportellino, vedo se riuscirò a trovarlo, ma comunque io posso utilizzarlo anche senza sportellino. Poi vediamo le varie qua sotto, metti a fuoco, aspettate che si mette a fuoco. Phones e dici 3 volte in. Una per il collegamento di un alimentatore, l'altra per le cuffiette. Qua sul lato parte sempre il mio ditone, bellissimo. Il coso di esterna, il morsetto di uscita di esterna per fare gli scambi e lo slide, la rotellina, perché non è uno slide, è una rotellina del volume. Bene. Abbiamo analizzato questa prima chicca e un po' da generale, e ora ne ho un'altra. Questo funzionante, perfettamente funzionante, ci tengo a ribadirlo perché funziona, l'ho testato. Dopo vi farò vedere. Inseriamoci dentro blu, dopo lo proviamo e vi faccio vedere che funziona. Ora mettiamolo qui. Seconda chicca, Game Boy Color, colorazione viola. Questo legato a molti ricordi perché lo ebbi da piccolo e ci giocai un botto di tempo. Game Boy Color Nintendo, questo è un po' più sporco, come vedete il grigio e la polvere, ho cercato di pulirlo il più possibile, sembra graffi da usura. La stacchetta del power, vediamo se si legge qua su, comma, era l'infrarosso, che non ho mai usato, mi sa che si usava per varie cose, Select Start, BA, le solite freccette, lo speaker sotto, DC Voltini e Phones. Allora, zoomiamo un po', vabbè, il solito coso per la cassetta, inquadriamo l'etichetta, non leggo perché tanto chi se ne frega, e qui lo sportellino c'è. Sempre il solito pile IKEA, sportellino Game Boy, lo rimettiamo. Questo è molto più bello, ha sempre la rotellina per il volume, il coso per esterna, sempre per fare gli scambi, e questa volta uno slide, cioè uno slide on off, come potete vedere si accende. Non c'è nessuna cassetta, quindi non fa niente. Aspettate che forse alzo il volume così si sente anche il suono del Game Boy. Spero si sia sentito. Spegniamo e ci
ci inserisco rosso. Bene, adesso vi faccio vedere che tutte e due funzionano. L'ho acceso. Potete vedere, ho appena iniziato perché sto cercando di trasferire tutti gli... cioè ho appena iniziato ragazzi, quindi sono ancora a Biancavilla. Bene, come avete potuto ammirare funziona. Ora lo spengo. Bene, passiamo al pocket, che anche senza lo sportellino funziona. Guardiamo lo slide, quindi come si può chiamare, on. Questo è un po' più difficoltoso vederlo. Con una mano è difficile fare tutto. Game Freak, alziamo il volume. Continua. Centro medico, vi faccio vedere una cosa di questo Game Boy che non molti ricorderanno: il contrasto. Come potete vedere cambiano i colori, spero che si capiscano. Questi riflessi, vabbè, cerchiamo un'angolazione migliore. Ecco, come potete vedere, ok, anche questo spegniamolo. Quindi ragazzi, in questo terzo episodio vi ho presentato il Game Boy Color mio fantastico da piccolo, viola, che c'era in tante colorazioni, mi dicono. E c'era questo rossastro, aspettate che zoom si mette a fuoco, questo violaceo, viola proprio, giallo, verde lime, giallo e verde acqua. Io l'ho sempre avuto viola. Bene, bellissimo, in buone condizioni, sempre segni di usura soprattutto sullo schermo che danno fastidio, vabbè. E questo è il Game Boy Pocket, che cercherò lo sportello che magari ce l'ho, però già che funzioni ancora mi dà soddisfazione. Direi che quindi per questo qua con rosso dietro e qua con blu, direi che per questo terzo episodio di della mia rubrica su tuffo nel passato con la due graduale, diciamo la nuova graduale del Game Boy Color. E aspettate un attimo che vado a prendere l'ultimo, così allunghiamo un po' il video. Eccomi tornato ragazzi, questo non era previsto, ma visto che ci siamo in argomento, tada, anche questo un Game Boy Advance SP con i tribali. Lo ebbi così da piccolo, poi l'ho venduto, adesso l'ho ritrovato sempre con i tribali, quindi questo, anche questo, ciao. Andiamo ad analizzare anche questo, così il video si allunga un po'. Qui c'è lo slide del volume, slide non più rotellina, lo slot per la scheda, le caratteristiche dietro, lo sportellino con la batteria interna. Qui, aspettate, il coso per gli scambi e quello per caricarlo, i due tastini qua, lo sportellino. Questo era il primo dotato di retroilluminazione che si schiacciava qui. Ora dentro non ho giochi. Questo indica, aspettate, accensione e mi scarico, quindi probabilmente diventerà rosso. Vabbè, spegniamolo. Comunque avete potuto vedere anche questo. Le freccette molto più comode dei vecchi. A, B e Select Start con la altoparlante. Bene. Questa non era prevista, ma mettiamo pure questa nel mio video. Quindi Pocket Color e SP, Advance SP. Direi che per questo secondo video di un tuffo nel passato è tutto. Con Pocket con blu,
color con rosso e poi a questo punto quando aggiusterò giallo metterò advance con giallo. Che dire ragazzi, per questo secondo video di Un tuffo nel passato è tutto. Oggi vi ho presentato il Game Boy, nella prima puntata vi ho presentato il Pokédex, nella seconda i giochi. Credo che ci saranno altre puntate perché ho tanti altri oggetti da farvi vedere. E che dire ragazzi, quindi è tutto. Lasciate un bel mi piace, commentate come al solito e chi non si fosse iscritto si iscriva. Per questo terzo episodio di Un tuffo nel passato, vecchi ricordi, che è un sottotitolo che non metto, è tutto. Dal Game Boy Pocket, Game Boy Color e Advance SP ti dico alle 25 tutto. Alla prossima ragazzi, ciao ciao!